Addio Marta, ho provato a pronunciare queste parole al tuo funerale, ma non ci sono riuscita. Con me c'erano mamma, papà, gli zii, nostro cugino Daniele e c'era tutta la città universitaria. Migliaia di ragazzi che quel 9 maggio potevano essere al tuo posto. Sì, dopo 20 anni ho deciso di scrivere questo libro perché tante volte ho provato a farlo e poi mi sono fermata perché ho sempre cercato di scrivere un libro su Marta. Poi ho capito che la chiave era proprio di scrivere un libro per a Marta. Infatti questo libro l'ho impostato come un diario e ho voluto nel libro riumanizzare proprio la figura di Marta che è stata per anni cancellata da anni di tamburo mediatico. In fondo, cioè, voi tutti conoscete Marta come la ragazza uccisa all'università, ma dietro quella foto che è sempre apparsa sui giornali, in TV, c'era una ragazza, una sorella per me, una figlia, quindi con le sue aspirazioni e con i suoi sogni. E ci sono state fasi della vita in cui questi 3 anni di differenza si sentivano, come racconto nel libro, quando io avevo 16 anni, lei 13, quindi ci sono stati momenti in cui siamo stati distanti. Però poi man mano crescendo, come quando in infanzia abbiamo sempre giocato insieme, poi crescendo invece abbiamo iniziato a condividere le nostre esperienze, i nostri amori e quindi anche i vestiti. E la sera prima del fatto ci eravamo messe d'accordo che per quella sera di scambiarci proprio i vestiti. Infatti lei era vestita con la mia camicia, con i miei pantaloni e io viceversa. C'è stato un grosso caso mediatico e quindi già perdere una sorella è una cosa comunque inaccettabile. Più il nostro dolore è stato spettacolarizzato perché noi siamo finiti su tutte le pagine dei giornali, in TV, e essendo stato il primo caso mediatico, quindi noi eravamo osservati 24 ore su 24, soprattutto all'inizio, durante gli anni dei processi e del processo dai giornalisti. E quindi c'è stata proprio la spettacolarizzazione del nostro dolore che non mi ha permesso quindi di rielaborare subito il lutto perché il mio dolore era un dolore pubblico. Quindi la cosa che ho fatto è cancellare i ricordi con Marta, cancellarla anche con mia sorella perché anche per me era diventata un'icona, perché poi Marta è stata pure quello. E quindi allontanandola non riuscivo quindi a affrontare questo lutto. E ho iniziato quindi, scrivevo, però poi mi fermavo perché era troppo doloroso. Marta aveva deciso già fin dall'adolescenza di donare i suoi organi e l'aveva anche trascritto in un diario che io riporto infatti nel libro, come se avesse già capito qual era il suo destino. E in questo diario infatti lei dice come potrò mettere a disposizione la vita degli altri e poi aveva comunque con tutti noi ci aveva comunicato che il suo desiderio era di donare gli organi se gli fosse accaduto qualcosa e così è stato. E noi quindi con mia madre abbiamo intrapreso un viaggio, siamo andati in Sicilia. E abbiamo incontrato la donna che ha ricevuto il cuore di Marta, che ancora oggi vive grazie a Marta. E forse il viaggio con mia madre, il contatto anche con questa signora, che poi è diventata una di famiglia. Però abbiamo sempre distinto quel fatto che all'interno del corpo di questa signora, che si chiama Domenica Pizzì, c'è il cuore e non l'anima di Marta. E ho ritrovato un giorno, passeggiando proprio in Sicilia, un odore che mi ha riportato indietro nel tempo e quell'odore mi ha riportato a un ricordo con Marta e quindi da lì ho capito, mi sono iniziata a rimeravigliare, quindi tutto ciò che era vita, che avevo un po' congelato negli anni, no? Per non soffrire, e anche quindi avevo congelato anche un passato e quindi ho iniziato a ritrascrivere i ricordi e più scrivevo e più mi accorgevo che questi ricordi uscivano fuori e man mano è diventato talmente importante scrivere a lei perché non volevo riperdere i ricordi e riperderla un'altra volta. E ho visto man mano come se quella figura, quell'immagine così statica che è stata per anni vista da tutti quanti, iniziava a prendere forma e quindi a riprendermi quella sorella che poi per anni è stata una sorella di tutti, diciamo.
Marta però era anche una ragazza con le sue fragilità, le sue insicurezze, i suoi sogni, e poi anche perché a 20 anni la vita è ancora una vita piena di speranze e anche di illusioni. Quindi Marta comunque era una ragazza anche schiva, però allo stesso tempo ostinata. E questa cosa, ecco, metto proprio in risalto il suo carattere. Era anche capricciosa, a volte c'erano anche stati dei scontri tra di noi, anche di gelosie. Però tutti eventi e fatti che accadono in qualsiasi famiglia. Però riumanizzarla è servita anche a me per rioccupare anche a me un posto accanto a lei come sorella, perché a un certo punto Marta era diventata la sorella di tutte, invece me la sono dovuta riprendere come sorella e a dividere quel rapporto privato che abbiamo sempre avuto e condiviso.